Era inevitabile che il Consiglio Comunale di oggi diventasse l'arena di uno scontro sul caso delle intercettazioni pubblicate dai quotidiani ieri. Quello in cui si parla del divieto di balneabilità nel mare di Pescara e della richiesta di dimissioni da parte dell'opposizione verso il sindaco. La seduta si apre con l'intervento del consigliere di Forza Italia, Vincenzo D'Incecco. Io le chiedo cortesemente di anticipare le interrogazioni rispetto alle mozioni, per dare la possibilità di discutere probabilmente anche di un'interrogazione del genere che posso presentare su quello che è accaduto in questi giorni e che abbiamo letto nei giornali. Quindi chiedo all'Aula se è d'accordo, io credo che sia un atto dovuto, c'è anche della presenza di tanta stampa e di tanti cittadini che sono. All'avvio del Consiglio Comunale, fatto l'appello, presenti in 21 su 33, tra gli assenti ci sono sindaco di Pescara e vice sindaco, e così a intervenire è la consigliera 5 Stelle Enrica Sabatini. Allora io vi chiedo se c'è ancora una legittimità e credibilità di quest'Aula a votare qualunque atto. Dov'è il sindaco Sabatini? Il vice sindaco dove sono? Io voglio sapere, Presidente, dove sono il sindaco e il vice sindaco. Dove sono? Devono venire a rispondere alla città. Da qui in poi si apre la bagarre con il sindaco che arriva, anche se in ritardo, e risponde personalmente alle accuse del centrodestra e alle richieste di dimissioni immediate. Questa vicenda si è conclusa con un procedimento di archiviazione nei confronti del sottoscritto. Per quanto mi riguarda, essendo come sempre per formazione culturale abituato a che i processi si svolgono nelle aule di tribunale, ritengo che quella sia la sede in cui i medesimi vanno svolti. Lo pensavo prima e lo penso ancora oggi. Ho già espresso il mio parere circa quanto sia meschino e odioso questo meccanismo da cui rifuggo con desolato stupore, e tuttavia mi viene da interrogarsi a me questa volta nei confronti di questi solerti interroganti. Cosa possano dire circa la loro storia amministrativa? Al sindaco poi escono anche alcune osservazioni sulla ex giunta di Pescara e il riferimento va a Luigi Albore Mascia, indagato per il caso La City, che lo metterebbe, secondo Alessandrini, sullo stesso suo piano, e qui ad intervenire proprio Mascia. Essendo stato sindaco di questa città per 5 anni, mi sento chiamato in causa da questa considerazione che ha natura politicamente menzognera. Io le posso dire che forse l'unico problema davvero che non mi ha toccato in 5 anni, forse perché sono stato fortunato, forse perché sono stato bravo, forse perché la divina provvidenza, almeno in questo, è stata dalla mia parte, è stato l'inquinamento del mare. Urla e grida anche dai cittadini intervenuti, tra cui i lavoratori di Attiva, e la seduta viene sospesa con la richiesta di una conferenza dei capigruppo da parte dei grillini. Seduta che non viene concessa in tarda mattinata a nuova sospensione del Consiglio causata da una protesta dei lavoratori di Attiva entrati in aula.